A Francavilla al mare l'amministrazione comunale ha sancito l'abbattimento di circa 220 alberi per il rifacimento dei marciapiedi. Per il Comitato Finalmente i Marciapiedi, varie associazioni e cittadini, questo è possibile sì, ma preservando necessariamente il patrimonio arboreo. Posizioni dunque antitetiche, ma la soluzione c'è ed è suggerita proprio dal Comitato Finalmente i Marciapiedi. Architetto Paolucci, avete proposto un progetto alternativo. In che cosa si sostanzia? Il progetto è come passare, incassare eh, i parcheggi da un lato e allargare il marciapiede dall'altro. Quindi eh, un marciapiede buono da un lato e l'altro... La rimanente parte di marciapiede per eh, disimpegnare gli ingressi a, alle, alle case, l'albero è proprio in mezzo e eh, il parcheggio gli arriva addosso. Non si può passare, è vero? E da questa parte la, aggiungendo quella quota di marciapiede che noi ci prendiamo tra gli alberi per incassare le macchine permette di transitare comodamente su un lato. In sintesi, con questo progetto alternativo è possibile rifare i marciapiedi senza nel contempo abbattere gli alberi. Assolutamente sì. Qui c'è un esempio a Francavilla, quello che dicevo all'inizio. Siamo in Viale Alcione. Viale Alcione hanno fatto la stessa cosa, hanno arretrato il marciapiede dietro agli alberi e hanno creato i posti macchina Dietro agli alberi, ma questo è stato fatto circa 25 anni fa, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. È impossibile che si possa dire che è una soluzione impraticabile. Quanti alberi sono stati abbattuti sino a questo momento? Sino a questo momento una, una sessantina. Ci siamo mobilitati dall'inizio, da quando purtroppo hanno fatto il primo blitz, tagliando diciamo nove alberi, quattro più. Di quelli previsti in quel tratto, e da lì il dibattito diventa un po' più duro. Ecco, non è lo scontro. Noi stiamo cercando di collaborare. Gli alberi sono senza dubbio preziosi per la salute pubblica, sono dei depuratori naturali degli inquinanti, CO2, polveri sottili, eccetera. Proteggono dalle onde di calore estivo. Abbattere alberi in città, sostiene con forza il Comitato, è in controtendenza con le indicazioni della comunità scientifica, ovvero incrementare il verde urbano. Moreno Bernini dell'Associazione Buendia. Negli ultimi dieci anni c'è una triste contabilità, noi l'abbiamo fatta, sono scomparsi in questa città quasi 500 alberi, che significa un bosco. Il discorso della sostituzione significa che l'albero che verrà ripiantato, una giovane essenza, ci metterà almeno 20, 30, 40 anni per poter dare, fare i servizi che un albero adulto può fare.